Nel 1998-99, se eri un'azienda quotata in borsa e aggiungevi il .com, il .com al tuo nome, in media le tue azioni salivano del 70%. È il magico potere delle parole e di quello che ci associamo. Sigla. Parole, soltanto parole, però, però, però. Pure veniamo ai giorni nostri. Qui in Inghilterra, un'azienda che ha aggiunto blockchain al nome, blockchain è un parolone che anche a me sentite dirlo sempre più spesso, e le sue azioni sono aumentate del 300%. Oppure vi faccio un altro esempio. È appena arrivato questo libricino di Dan Ariely, o Ariely, non so, Dollars and Cents. L'ho aperto, così, avete preso, l'ho aperto a caso. Ho visto questa immagine bellissima. Sono due cheeseburger, in uno c'è scritto cheeseburger $5. Nell'altro invece c'è uno spatafio di descrizione. Artisanal good fromage, graces handcrafted grass-fed bovine, composite with heirloom vine, ripe tomato, curated grains, pero, pero, bla, bla. E a questo punto $35. Le parole che usiamo quando comunichiamo sono così importanti perché modificano radicalmente la nostra percezione della realtà. Nel bene e nel male. Nel caso dei nostri due hamburger, questo vale sia che gli hamburger siano identici, cambio le parole e la percezione è diversa, sia che invece effettivamente siano diversi. Ma se quello migliore, che ha richiesto magari molto più lavoro, molta più preparazione, ingredienti di altro livello, tu semplicemente lo chiami un buon cheeseburger, a quel punto perde qualunque credibilità. È lo stesso motivo per cui spesso vediamo della gente super in gamba che quando descrive quello che fa sembra uno scappato di casa e magari è un fenomeno. Il problema in quel caso è che sottovaluta la magia delle parole e non usa le parole giuste per dare il corretto valore rispetto a quello che sta facendo. Come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti.